tutti! Allora, oggi ho pensato di iniziare a fare una serie di video dedicati alla mia esperienza universitaria, ma non tanto per raccontarvi, comunque più o meno ultimamente pure ve ne ho parlato un bel po', la mia esperienza, anzi, per chi non la conoscesse, senza che sto qui a ripetervi cose già dette, vi lascio anche qui la playlist dei vari video che ho fatto in proposito, così se siete curiosi di sapere cosa mi è successo, come mai mi sono laureata dopo tantissimi anni, potete appunto seguire la mia storia. Ho pensato di prendere il mio libretto universitario e scorrere insieme a voi, ovviamente in più video, i vari esami fatti proprio in sequenza temporale, perché ho pensato che potrebbe essere utile raccontarvi magari le difficoltà che ho incontrato nei vari esami, come le ho superate, quali sono stati magari i momenti più brutti, ma anche quelli più belli, perché magari ho pensato che questo tipo di video potrebbe essere utile a chi sta appunto iniziando l'università o che l'ha iniziata e magari si trova di fronte a delle difficoltà e magari appunto sentire parlare qualcuno che è riuscito comunque a superare difficoltà simili può essere d'aiuto. Allora, io i primi 2 anni ho frequentato l'università e mi ricordo che la prima cosa da fare ovviamente è cercare di togliersi subito gli esami quelli propedeutici, ovvero quelli che sono obbligatori e che finché non li fai non puoi proseguire, non puoi farne altri e soprattutto perché ti bloccano poi per fare appunto magari altri esami più specifici di quelle materie. E il primo esame che io ho sostenuto, ma me lo ricordo senza che guardo il libretto, è stato statistica. Allora, quello era quello che tra tutti gli esami, sia propedeutici, ma proprio che avevo anche scelto di fare, era quello che più mi preoccupava, proprio perché io ho seri problemi, difficoltà con numeri, ma anche con questioni matematiche semplici, e quindi quello proprio mi spaventava tantissimo. E tra l'altro la prima cosa che più mi spaventava erano le aule, perché era il primo esame quello con le aule piene zeppe di gente così, no? Perché ovviamente era fondamentale anche frequentare, mi ricordo proprio che prendevano anche le firme, quindi era proprio, cioè, obbligatoria anche la frequenza. Però comunque tanto era inevitabile, cioè dovevi frequentare, a meno che già non conoscevi la materia, perché altrimenti non capivi nulla. E quindi mi ricordo che c'erano queste corse la mattina per prendere il posto, perché comunque poi dovevi scrivere, quindi cioè, serviva il posto seduto e non bastava quindi il posto in piedi. Insomma, mi ricordo questo più che altro all'inizio e soprattutto mi ricordo che io non ci capivo nulla. Allora, il professore era bravissimo, mi ricordo che spiegava benissimo e mi rendevo conto che non era neanche così complicato. Io però non riuscivo a capirla questa materia, non la capivo. Anzi, mi ricordo che andai anche a ricevimento del prof perché non sapevo nemmeno usare le funzioni statistiche della calcolatrice e quindi andai da lui proprio a farmele spiegare e me le spiegò anche se era un po' sconcertato anche lui, però alla fine me l'ha spiegate e quindi meno male quella l'avevo capita come funzionava, però io non capivo. Infatti mi ricordo che facevamo 2 esoneri scritti e poi l'orale, no? E il primo esonero io presi meno di 18, presi 17 e qualcosa, proprio poco, e perché non la capivo. E allora mi sono detta, ok, mi faccio aiutare, e mi ricordo che avevo trovato un ragazzo che si stava laureando in statistica e quindi pensai, ok, vado a fare un po' di ripetizioni, insomma, faccio spiegare queste cose, anche perché dico, vabbè, le cose che faccio io sono semplicissime, quindi me le saprà spiegare. Niente, quella sera io sono tornata a casa e ne sapevo meno di prima, perché forse ho beccato io il ragazzo incompetente, non era ovviamente un genio, ma non mi ha spiegato nulla.
E io me lo ricordo come se fosse successo adesso, perché è stata una sensazione bellissima. Io sono andata a casa arrabbiata, non vi dico quanto, perché non riuscivo a capire perché io non capissi queste cose che erano comunque semplici. Cioè sì, ok, non era una materia proprio semplicissima, però non era neanche complicata. E mi rimisi lì con il libro, con gli appunti, a riguardare tutto, a rileggere, a rifare gli esercizi, e c'è stato un attimo in cui io ho capito la statistica. Io non lo so, mi si è come sbloccato veramente, ho sentito proprio il click, proprio che si è sbloccato qualcosa nella testa, e io da quel momento ho fatto sempre tutto bene e ho capito tutto. Quello che mi spiegava il prof, che poi andavo a casa, ricombinavo gli appunti con il libro, riuscivo a fare gli esercizi, io l'avevo capita la statistica. E infatti il secondo esonero scritto andò bene, non ricordo quanto presi assolutamente, però mi ricordo che andò bene, e andai poi a fare l'orale. E vi dico anche quando l'ho fatto, il mio primo esame e quindi anche il mio primo voto risale al 12 gennaio 2097, quindi ci siamo quasi un anniversario, festeggiamo. No, che sto dicendo? Oggi non siamo a febbraio, siamo ad aprile. Ok, niente. Ve l'ho detto io con i numeri, proprio non ci azzecco nulla. Comunque, il 12 febbraio del 1997 io ho fatto il mio primo esame e il mio primo orale, che andò benissimo, però il prof mi mise 28 perché avevo preso 17 al primo esonero e quindi non poteva mettermi 30. Ma io lì felicissima, perché per me questo 28 equivale esattamente ad un 30. E quindi mi ricordo proprio che io uscì da questo esame felice, felicissima, contentissima, perché proprio non me l'aspettavo. E niente, secondo me da quel momento in poi io ero convinta che nulla più mi avrebbe spaventato, che sarei riuscita a superare qualunque esame, perché fatto statistica per me, cioè avevo fatto la cosa più importante della mia vita, e per me essere riuscita a fare questo esame da sola è stata la più grande soddisfazione veramente che io abbia mai avuto. E quindi mi buttai subito a capofitto sul secondo esame. Vi parlo anche del secondo esame, che fu sociologia dopo, perché il secondo esame che ho fatto fu istituzione di diritto privato. Anche lì mi ricordo il bel mattone da studiare, però era comunque un esame che mi piaceva. Avevo fatto diritto privato anche alle superiori e mi ricordo che mi piaceva. Le materie giuridiche sono sempre piaciute, e quindi mi mise a fare diritto privato. Su questo esame non è che vi devo dire chissà cosa, magari sì, vi posso raccontare un episodio del primo esonero, perché anche lì c'erano due esoneri, però erano due orali, no? Per cui il programma era diviso in due, e questa cosa per me era positiva, perché comunque facilitava molto lo studio, perché un conto è portare un tomo così tutto in una volta e un conto in due volte, e quindi l'esame finale, vabbè, è un modo unico, però insomma furono fatti due esoneri. E io mi ricordo il primo esonero, allora mi ricordo che bisognava andare sul dipartimento della facoltà, no? A segnarsi, bisognava segnarsi per fare l'esame. E quindi c'era tutta la lista delle persone e io praticamente ero in fondo alla lista. Non lo so, anche lì eravamo una marea, anche lì aula sempre piena così, no? Perché comunque frequentavo anche le lezioni, perché comunque succedeva che allora magari potevano chiedere qualcosa detto a lezione che sul libro non c'era, e quindi l'avevo visto, insomma, che ero proprio in fondo alla lista, ma vi parlo di centinaia di persone. Io mi ricordo che partii da casa alle 8 di mattina e feci colazione, no? E andai su a Perugia. E ovviamente, sapendo di essere in fondo alla lista, praticamente sapevo che comunque non sarei stata tra i primi, no? Ad essere interrogata, e comunque ci mettevano a interrogare. E quindi io sono stata però tutto il giorno lì nell'aula
ad assistere agli esami degli altri, che poi questa cosa la odiano, essere lì ad ascoltare gli esami degli altri, la odio perché ti mette un'agitazione spaventosa. Mi ricordo che non pranzai nemmeno, cioè presi al volo qualcosa nella macchinetta, ma non è che andai fuori a pranzo, che poi avrei avuto tutto il tempo di questo mondo, perché cioè ero quasi l'ultima. E niente, però questa ansia, questo pensiero, no? I primi esami, che mi avrebbero comunque potuto chiamare, io non ero lì, quindi poi non avrei potuto fare l'esame, insomma sono stata sempre lì tutto il giorno. E praticamente sono tornata a casa alle 8 di sera, quindi cioè questo esame è durato 12 ore, ero stremata, che poi ecco, andai a finire tardissimo, cioè tipo verso le 7, no? Una roba del genere, cioè tardissimo a fare questo esame, che comunque andò bene. E quindi niente, poi tornai a casa, quindi di questo esame mi ricordo questo, e alla fine comunque feci questo esame l'8 luglio del 97, quindi a distanza di 5 mesi dal primo, quindi insomma via, sì, facevo in quegli anni, ho fatto 4 esami all'anno. Ma perché comunque io sono un tipo che finché non so tutto io l'esame non lo faccio, non è che come ti magari dicono, come chi dice, che ne so, non sono proprio preparatissima, ci provo, no, assolutamente, infatti comunque non sono mai stata bocciata. E presi il mio bel 27, che comunque per istituzione di diritto privato è un votone, perché comunque non è una materia semplicissima, e poi ecco, comunque chiedevano anche cose spiegate a lezione, quindi oltre al libro bisognava anche studiare gli appunti, insomma è stato un bel esame, che però appunto mi è piaciuto perché era un argomento comunque interessante, in cui magari trovavi la soluzione anche a qualche piccolo problema, no, della vita quotidiana, mi è piaciuto molto. E quindi niente, io direi che per oggi basta così. Quindi questi sono stati lì 2 esami e ne ho fatti ben 25, e quindi ecco, se vi può interessare fatemi sapere, insomma io vorrei continuare a fare questo tipo di video perché sono carini, un po' perché mi fanno viaggiare un po' indietro nel tempo, mi fanno ripensare a tante soddisfazioni, a tanti momenti belli, ovviamente anche brutti, però anche belli. E quindi niente, e poi perché sono ancora euforica da laurea e quindi mi piace parlare di questo argomento. E quindi io per oggi vi saluto e vi aspetto al prossimo video e fatemi sapere insomma se vi piace la mia idea. Quindi ciao e alla prossima!